Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, accomodatevi. Siamo lieti di avervi qui oggi in occasione dei 70 anni dei bombardamenti alla Bico, che non ricorrono proprio oggi, che è il 29, ma sono avvenuti intorno al marzo, se la memoria non mi inganna. Però siamo alla fine, signora? Alla fine di maggio qui, e abbiamo l'onore di avere tutte queste rappresentanze che ci ricordano che la storia e la memoria è il raccordo tra quelle che sono state le vecchie generazioni e le nuove generazioni, perché il messaggio fondamentale che vogliamo portare oggi, che ci portano oggi tutti coloro che la storia in qualche modo l'hanno fatta, è quello che la pace si costruisce attraverso il ricordo, attraverso le testimonianze e soprattutto si costruisce fin da piccoli, quindi da quelli che sono i bambini a scuola, le nuove generazioni e naturalmente la storia con le vecchie generazioni. Prima di andare avanti vorrei illustrarvi subito il programma di oggi, che inizierà, è già iniziato con la Santa Messa, ma che continuerà con un percorso a piedi dallo Spallato, che è la zona dove ci troviamo, fino a Vicolo Giuseppe Colonna. Giuseppe Colonna era un giovane che purtroppo alla sola età di 14 anni viene ucciso dai tedeschi perché si è rifiutato di partecipare alla costruzione di un campo di paraconcentramento nella località Carrozzetta. Quindi oggi l'amministrazione comunale vuole ricordarlo, per cui ci darà una targa in sua memoria e naturalmente noi l'accompagneremo. Dopodiché raggiungeremo il piazzale antistante la stazione per omaggiare la memoria del capitano Raffaele Aversa, un'altra vittima dei tedeschi nell'eccidio delle fosse ardeatine. Quindi ci sarà poi la deposizione della corona al monumento dei caduti militari presso Piazza Mazzini. Ora però qui vorrei presentare e ringraziare anche a nome dell'amministrazione comunale, ma poi lo faranno loro nella persona del sindaco e degli assessori, tutti gli ospiti di questa giornata. Quindi sono presenti il gonfalone di Roma Capitale, il gonfalone del comune di Arpena, di Valmontone, di Frascati, di Colleferro, poi il presidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori, il presidente regionale dell'Associazione Vittime Civile di Guerra dottor Antonio Bisegna, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Provincia di Latina Sante Cerroni, la delegazione piloti della prima squadra aerea della Protezione Civile ANC Sabaudia 147, accompagnata dall'Abaro e dal loro presidente maresciallo cavalier Enzo Cestra. Tutta la manifestazione accompagnata dalla musica, secondo me storica e anche che ci ricorda un po' la storia e questo evento, dalla fanfara dei bersaglieri di Valmontone. Seguirà dopo la manifestazione la premiazione del concorso del miglior tema fatto dai ragazzi delle scuole medie. Questo ci interessa molto proprio perché, come vi dicevo all'inizio, il messaggio di pace, la pace soprattutto, si costruisce non con la televisione, sui libri di storia, con le belle parole, ma con i fatti e con le testimonianze. E questi ragazzi, attraverso i loro temi, hanno voluto dire la loro sulla guerra, sulla pace e un po' su quello che riguarda proprio il rapporto, perché la guerra non è solamente la guerra tra popoli, la guerra è anche tra persone, tra razze, tra ideologie, religioni. Quindi loro, attraverso i loro temi, hanno voluto esprimere questo. Naturalmente verrà premiato il miglior tema, sempre qui allo Spallato. La traccia del tema è raggiungimento della pace e solidarietà, è possibile solo ripudiando la guerra,
causa di distruzione, morte e terribili mutilazioni permanenti. Quindi poi c'era: racconta le tue paure, ma anche le tue speranze e le idee per costruire un mondo solidale per un futuro di pace. Ora io vorrei dare la parola al sindaco Alfredo Galli, che ci dirà due parole riguardo lo spallato e quello che era un po' la storia di questo pezzo di Labico. Quindi chiamerei il sindaco Alfredo Galli. Sta lì? Ok. Grazie. Prima di scoprire la nuova epigrafe e deporre la corona, mi sembrava doveroso salutare tutti qui intervenuti, che non sono pochi. Come già Monia ha dichiarato, un saluto a tutti gli intervenuti e in particolare al nostro Presidente del Consiglio, che ci ha voluto onorare, Daniele Leodori, con la sua presenza, l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili. Rivolgo un saluto al Presidente Nazionale, che ho avuto il piacere di conoscere in occasione della manifestazione di pace nazionale a Cassino. Una presenza, una persona veramente eccezionale, avvocato Giuseppe Castronovo, che a 9 anni lui perse la vista toccando una bomba, una penna bomba,